Ciao, benvenuto sul mio canale. Ecco il video di oggi. Vedremo questo giro in slap che è tratto dal mio metodo Easy Slap. Chiaramente partiremo da uno step, anzi due step precedenti in cui cresciamo con la tecnica. Quindi parte da una cosa semplice e andrà a fare questo giro che è abbastanza complesso. La, re, la, sol, la, mi. La, la. Quindi sempre la a vuoto, intervallato da il re tasto 5 corda di la, il sol tasto 5 corda di re, il mi tasto 7 corda di la e il la acuto tasto 7 corda di re. La cosa più difficile, e su cui dovete, vi invito a lavorare, è quella di stoppare la corda la a vuoto quando andiamo a cambiare corda. Perché la re non c'è tanto problema, ma la mi, se faccio sovrapporre i due suoni, mi mangerà tutto il suono della nota acuta. Ok? Cercate di usare, io uso il palmo. Okay, quindi stoppare il suono prima di andare sull'altra corda. Questo è molto importante. Il secondo step ha sempre le stesse note, ma le facciamo le seconde, non quella a vuoto, sempre in hammer. Quindi la, hammer sul sol, hammer sul mi, hammer sul la acuto. Anche qua devono essere due suoni ben distinti, perché altrimenti vanno a fondersi uno con l'altro e il suono risulterà sporco. Quindi io utilizzo sempre il palmo per stoppare la a vuoto quando il pollice va su per ricaricare. Okay? Lavorate su questa cosa qua. A cosa serve fare l'hammer anziché la nota suonata? È proprio come direzione musicale, cioè la musica scorre molto meglio e riesco anche a farla a una velocità molto molto superiore. Mentre invece nell'altra versione è tutto molto più pesante. E la velocità non sarà mai neanche paragonabile. La, il re con l'hammer, poi metto due note morte, pollice e strappato con l'indice, sempre sulla corda la e sol. Faccio il giro di prima, ma lo intervallo sempre con queste due note morte, quindi la, re, morta, morta, la, sol, morta, morta, la, mi, morta. Accelero. Benissimo, fatemi sapere se vi è utile questo video, se riuscite a fare questo esercizio e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, ciao Carlo.